Amici, anche oggi ciao, un mix di argomenti perché io unisco tutto dopo e quindi vi aggiorno su qua, vi porto a far vedere un posto nuovo che è aperto, commento un po' una svolta pazzesca dell'Alpitour sulle Canarie che speriamo porti cose buone e un sacco di altri argomenti, il Covid, piccole cose che accadono qua, insomma se vi va seguite tutto il video perché è un grande mix di cose. Ciao amici, buongiorno. Tra pochissimo vi faccio vedere al volo delle scene da un posto che è aperto proprio oggi, inaugurazione. Veramente carino, per puro caso, per amicizie incrociate, ne conosco la proprietaria da pochissimo, da pochi giorni, ma è una persona adorabile, sono tutti carinissimi e quel poco che ho assaggiato per ora, top. Quindi quella di scena ve la lascio, ma nel frattempo vi racconto pure due cose. Questo canale YouTube, lo dico a voi perché è proprio grazie a voi che guardate i miei video, se no nulla di questo sarebbe accaduto, mi sta portando un sacco di contatti, proposte, collaborazioni. Allora, oggi ho trovato nella mia mail, primo, la proposta di un'intervista su un canale podcast e vi aggiornerò su questo perché spero tantissimo che vi andrà di ascoltarla. Secondo, addirittura c'è un'associazione di mamme con avventure particolari, che mi ha contattato per propormi appunto in un qualche modo, che ancora non si sa qual è, avendo conosciuto la mia storia personale tramite YouTube, di collaborare. Questo lo dico perché appunto l'idea di fare un canale YouTube per me è stata una cosa veramente come buttare il cuore oltre l'ostacolo, tipo io lo dico questa cosa che cambio vita, che vado a vivere a Fuerteventura da sola, eccetera, quindi a meno che non me lo impedisce qualcosa proprio di forza maggiore, avendolo detto così pubblicamente, io sono costretta a portare avanti questa scelta. Beh, ha funzionato sia dal punto di vista, poi lo volevo tanto, ovviamente non l'ho fatto perché ho il canale, però devo dire che ha portato tantissimi contatti e rapporti nuovi. A breve vedrete nei miei video appunto persone in più che non sono solo io perché sto conoscendo un sacco di persone su quest'isola con tante storie interessanti e colgo l'occasione pure per questo. Mi ritrovo spesso commenti, lo posso dire, un po' sgradevoli, che mi dicono che tristezza, stai tanto in mezzo agli italiani, ma perché non rigirare un po' la situazione e non fare qualcosa di molto bello delle comunità degli italiani all'estero? In fin dei conti, se ci pensate, io per esempio ho vissuto a Piazza Vittorio, non so se voi conoscete quella realtà, ma Piazza Vittorio a Roma, come Corralejo e Little Italy, Piazza Vittorio Chinatown. Ora, questa cosa sì, ha alimentato tutto quello che a Corralejo è alimentato dalla ultra mega presenza degli italiani, cioè un po' di intolleranza, luoghi comuni, i difetti di alcuni presi come categoria del tutto, sineddoche come si direbbe, come figura retorica, una parte per il tutto. Però a margine di questo, sì, tra poco usciamo, Juan, tranquillo, lui vuole uscire assolutamente. A margine di questo, però, devo dire, in realtà, però invece dicevo appunto, c'è tutta una categoria di italiani perché ragazzi siamo pure un popolo di persone invece veramente con tanta fantasia, tantissima voglia di vivere e anche joie de vivre, cioè ne abbiamo parecchia e la portiamo in giro per il mondo, comunque dove ci sono gli italiani spesso anche la bellezza aumenta. Io su questo sparatemi pure contro metaforicamente parlando, ma sono un'italiana che è anche orgogliosa dei lati meravigliosi, artistici e così peculiari degli italiani, quindi secondo me se poi gli italiani all'estero li sai selezionare, scremare, conoscere per le loro avventure, senza pregiudizi veramente, senza stigmi a priori per i quali appunto, ah che pizza, ma che vai all'estero per stare in mezzo agli italiani, ma che siamo noi meno umani degli altri? Alla fine diventa ragazzi un razzismo al contrario, a meno che uno non ha proprio particolari esigenze di full immersion per un apprendere lo spagnolo in 5 mesi come un madre. E che c'è di male a frequentare anche gli altri italiani all'estero, a conoscere le loro storie, confrontarle e magari pure raccontarle? Cioè, io sono una che pensa che gli esseri umani siano tutti esseri umani e non esista certo il gene italico o il gene di un altro posto, però è vero pure che siamo portatori comunque di un bagaglio immenso di cultura, come anche gli altri popoli. Quindi se uno appunto tira fuori il bello di se stessi come italiani, ma anche raccontarsi, raccontare questa comunità all'estero, ma perché no? Ma secondo me risparmiamoci i commenti su quanto sia triste stare tra italiani all'estero, perché invece c'è un senso della comunità che è anche qualcosa di molto molto prezioso. Come voi sapete io faccio tutto il temporaneo, tornerò qui in un momento, però vi devo far vedere sta prima cosa. Guardate che meraviglia queste che ora ci mangiamo. Anzi io la posso assaggiare proprio, io assaggio in diretta questa super crocchetta, guardate qua. Dico, questo posto ha appena aperto. Il sero sero, cero cero, come lo pronunciamo? Sero sero.
Ma cremosa, come? È buonissima. È buona, ammazza. Ma poi il tipo di formaggio è super... Sì, scusate, ecco, no, vabbè, top, ero incantata. Tra l'altro, per il discorso che mi piace sempre tanto fare del reinventarsi delle Canarie, oggi ho letto un articolo carino che tra l'altro su Repubblica stavolta, quindi niente di esotico e di non italiano, in cui si racconta come la Alpitour, notorio, insomma, proprio notissimo gestore delle vacanze tour operator torinese di origine, abbia deciso che il primo corridoio per inventarsi le cosiddette vacanze COVID tested, perché COVID free è una parola che ormai non si può proprio dire, vabbè, non è il caso, COVID tested, praticamente offrono a partire da marzo dei pacchetti, e questo, ragazzi, cioè, secondo me dovrebbe poi un po' farci vedere un cambiamento già da marzo, forse, delle Canarie, del loro movimento turistico, perché pare che siano già in vendita e già con un decente numero di prenotazioni e di richieste, pacchetti COVID tested per le Canarie intese come corridoio sicuro, perché nella quota complessiva del pacchetto Alpitour sarà compreso il test molecolare prima di partire, un test gestito, organizzato e già pagato nel pacchetto all'uscita dal resort, perché sono tutte vacanze in resort queste qui, e quindi praticamente c'è un nuovo movimento, anche solo basta dargli un certo tipo di nome, per cui si alimenta il turismo famoso post-Covid. Mi fa piacere che questo riguardi grandi strutture, perché certo che ti fa anche per le case vacanze e per i piccoli imprenditori, poi alla fine come me, anche se non in ambito turistico, io sono una singola imprenditrice, ho una ditta, no? Però devo dire pure che qua i lavoratori che appunto sono impiegati in grandissime strutture e che sono imparato tanto sono tanti, quindi devono assolutamente ripartire pure le grandissime strutture, e questa idea di Alpitour secondo me è un'ottima idea, insieme a quella che vi avevo raccontato di rendere alcune strutture invece proprio le strutture patria dei nativi digitali, dei nomadi digitali non nativi. Beh, tornata a casa e mentre Natalie mangia, vi racconto pure un'altra piccolissima cosa. Dovete sapere, e questo si collega un po' al mio video di ieri, che visto, avevo detto, ah, pieno di inglesi, le cose sembrano quasi unirsi da sole per caso, nel senso che ho scoperto poi ieri, e poi me l'ero scordato, ve lo dico oggi, c'è a scuola di Natalie una classe proprio sigillata, alla porta, chiusa, questa cosa poi è buffa perché, boh, ma disinfettate le basta, è sigillata, e 3/4, di questo non ho capito bene, con sicurezza, se 3 o 4 maestri positivi al Covid, quindi c'è stato un caso a scuola. Niente di grave, stanno tutti bene, la scuola continua a procedere, a parte quella classe chiusa e messa in quarantena, però appunto dicevo, su questa isoletta così piccola, beh sì, posso dirlo, parti illegali non ce ne sono più molti, locali chiudono dopo una certa ora, sti grandi assembramenti, boh, anche no, io lo penso che un po' l'hanno portato gli inglesi che stanno qua, sto virus, ditemi la vostra, su questo magari spum pum, non sarete d'accordo. E speriamo pure che non sia la variante inglese famosa, perché a quanto so in Italia sta facendo ammalare pure i bambini, e questo comunque, mamma mia, che grande perplessità, ditemi la vostra. È buffo perché è un lavoro a lungo termine, dicevo, perché è iniziata questa grande campagna di vaccini. Ci puntiamo tutti tantissimo e ci mancherebbe, però ragazzi, già non è come ce la immaginavamo. Uno pensava che dopo, quando è iniziato qua, che era il 27 dicembre, gennaio, vabbè, insomma, per adesso le curve sempre peggio, questa variante inglese / brasiliana sta terrorizzando il mondo, ancora io penso che prima che questo vaccino riesca veramente a renderci sereni, ma ci vorrà proprio parecchio. Per adesso non mi sembra che l'avvento di questa campagna vaccinale abbia anche solo influito un minimo positivamente sui numeri e sulle curve.